Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Godiamoci, vi prego, il nostro meraviglioso Jacopo Veneziani e i suoi passaggi segreti, che non sono come i tunnel di Gaza. È andato a trovarli persino alla Villa Reale di Monza. Guardiamo. Eccoci, oggi sono a Monza, a Villa Reale, regalo di nozze di re Vittorio Emanuele II per il matrimonio di suo figlio Umberto I con la cugina Margherita, che definì questa residenza casa nostra proprio. E se questo era il regalo, figuriamoci le bomboniere. La Villa Reale di Monza ha oltre 700 ettari di parco, praticamente 700 campi di San Siro, si estende per 22.000 metri quadrati, ha 740 stanze, tutte maestose come questa. Non solo, è anche stato uno dei primi edifici al mondo ad avere la corrente elettrica, ma al suo interno nasconde anche ben due passaggi segreti, almeno questi sono quelli che so io, magari sono pure di più. Il primo passaggio segreto conduceva in questa stanza, il salotto di Margherita, vicino alla sua camera da letto, e permetteva al re di raggiungere la moglie senza essere visto dalla servitù. E sapete da dove sbucava Umberto? Da qui, dalla tappezzeria. Messo. Scusate. Porta. Dopodiché il re trascorreva la notte con la sua consorte, una donna di grande fascino e carisma. Pensate che anche Giosuè Carducci perse la testa per Margherita, le dedicò due poesie osannandone la bellezza. Comunque c'è anche un altro passaggio segreto che nasconde una storia ancora più intrigante. Momento gossip. Umberto I ha avuto per tutta la vita un amante, la contessa Eugenia Tendolo Bolognini Litta, soprannominata la Bella Bolognina. La incontrò per la prima volta a una festa in maschera quando lui aveva 18 anni e lei 25, e fu amore a prima vista. Lui la vide arrivare, cito le sue parole, su una slitta bianca e oro imbottita di raso candido e tirata da 8 cavalieri. Aveva indosso un abito di velo che non impegnava l'immaginazione. Fu quello l'inizio di un amore travolgente che andò avanti per anni nonostante i rispettivi matrimoni, praticamente come Re Carlo e Camilla Parker Bowles. Insomma, le famiglie reali si assomigliano tutte. Questo era il guardaroba di Umberto, vedete le grucce per i suoi pantaloni, i cassetti per le camicie. In quest'altro armadio invece teneva i suoi stivali, lui ne aveva diverse paia. Si dice che per recarsi da Eugenia, Sua Maestà avesse bisogno di una via di fuga, il cui ingresso dove sarà? Ebbene, siccome nelle cronache di Narnia, aprendo questo armadio, non troviamo altri abiti del re, ma delle scale che ci portano in un altro mondo. Le scale conducono prima a questo disimpegno dove c'è il quadro elettrico dell'epoca e poi ai giardini reali e alle scuderie dove ogni giorno, intorno alle 2, Re Umberto si faceva preparare il cavallo per raggiungere Eugenia. Ed ecco da dove usciva Umberto per poi cavalcare attraverso il parco. A questo punto mogli e compagni all'ascolto diranno: ma Margherita non diceva niente di questo passaggio segreto? Diciamo che Umberto e Margherita erano quella che oggi si definirebbe una coppia aperta, perché anche lei aveva un amante, il barone Luigi Beck Peccoz, che per Margherita era l'incarnazione dell'uomo ideale. Dopo l'assassinio del re, avvenuto proprio qui a Monza, i Savoia abbandonarono la Villa Reale. Oggi, per fortuna, possiamo ancora visitarla e godere del suo enorme parco in cui si dice si alleni ancora Sandro Mazzola. Infatti adesso vado a chiedergli se vuole fare una partitella. Dove sarà? Là.